Stai cercando un canale YouTube che ti parla dei vintage dei Cavalieri dello Zodiaco? Bene, sei capitato nel posto giusto. Questo è il primo e unico canale italiano su YouTube dedicato appunto ai vintage storici e non storici sui Cavalieri dello Zodiaco. Il canale YouTube è collegato al gruppo Facebook Saint Seiya Vintage Legend Italia. Sul nostro canale troverai veramente di tutto, dalle edizioni, da tutte le edizioni italiane e non, a tutti i personaggi, con ogni info, curiosità, veramente tutto su questi modellini. Bene, mettiti pure comodo e goditi pure tutto lo spettacolo. Saint Seiya Vintage Legend Italia, un gruppo, una grande passione. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Mr. Frank sul canale YouTube Saint Seiya Vintage Legend Italia, il primo e unico canale in Italia appunto dedicato ai modellini storici sui Cavalieri dello Zodiaco. Il video dossier di oggi non va a parlare di Pegasus perché è stato già trattato l'argomento, ma va a parlare di questo pezzo perché ancora oggi, da 3 anni a questa parte, da quando è nato il gruppo Facebook Saint Seiya Vintage Legend Italia, ancora oggi ci sono delle persone, degli iscritti nostri, che vengono a chiedere informazioni, soprattutto i vari neofiti, sul perché esista questo scudo bracciale. Molti non ricordano che esisteva nel cartone animato, molti non sanno come si monta, dove va montato, eccetera, eccetera. E quindi noi siamo qui oggi proprio per questo. Innanzitutto bisognerebbe leggere il manga in primis e dopodiché vedere il cartone animato, quello storico, quello classico, quello che tutti noi da bambini e non solo abbiamo visto e rivisto. Se andiamo a vedere il manga, ora questo è il totem storico arrivato in Italia nel 1990 con Giochi Preziosi, se noi andiamo a vedere il manga, questo benedetto scudo bracciale va posizionato qui con la punta rivolta in basso, se non ricordo male. Potrei anche sbagliarmi, però vabbè. Comunque va montato, parte praticamente da qui e arriva fin quasi le gambe. Mentre se voi andate a vedere l'anime giapponese classico, quando l'armatura sulla costellazione del Pegaso si smonta per andare poi a vestire il nostro Seiya, noterete che in un pochissimo spazio di tempo, in un piccolissimo frame, troverete lo scudo bracciale posizionato come coda. Dopodiché, una volta che si smonta l'armatura dalla costellazione per vestire il nostro beniamato Pegasus, essa scompare del tutto. Se chi ha visto la serie di Hades avrà sicuramente notato che la statua che porta con sé Pegasus in mano in molti degli episodi compare e scompare, nel senso che a volte ce l'ha situato in mano, dopodiché in altri episodi scompare. Non si sa dove Pegasus in quel momento lo abbia nascosto, calcolando che la V3 poi non è come una sacca di un canguro che puoi nascondere le cose. Stessa cosa anche per la primissima armatura. Però innanzitutto, ovviamente non è dato neanche sapere dove in quel frangente Seiya abbia conservato la statua di Atena. Non è dato sapere ed è meglio che non lo sapremo. Stessa cosa riguarda lo scudo bracciale della prima armatura. Innanzitutto nel manga l'armatura di Pegasus, la famosa V1, non è assolutamente così, è stata creata da Shingo Araki e Miki Imeno. Nel manga originale di Masami Kurumada la V1 era totalmente diversa, anche se tipo il pettorale, lo scudo bracciale e alcune particolarità erano piuttosto somiglianti al Pegasus che abbiamo conosciuto nell'edizione animata. Tralasciando questo, come dicevo, l'armatura si stacca dalla costellazione e quando va a vestire Pegasus, praticamente essa scompare. Per come la vedo io, non sapevano come farla andare su Pegasus e l'hanno fatta un po' come nei Transformers, nel senso che nel manga molti pezzi, soprattutto i copripiedi, quelle cose lì, quando stanno nel totem scompaiono. E se andate a leggere bene il manga, dove le armature ci sono i vari personaggi con le varie descrizioni e si notano alcuni dettagli, noterete che le armature non sono soltanto stile robotico, ma anche un po' tipo Transformers.
Nel senso che alcuni pezzi vanno a situarsi, che ne so, dentro un gambale, dentro un bracciale, un po' come un robot. Ecco, stessa identica cosa è successo nell'anime. Molto probabilmente non sapevano, perché Pegasus doveva comunque avere bracciale destro e bracciale sinistro uguale l'uno dall'altro, hanno preferito non mettere uno scudo bracciale per non forse essere simili a Sirio. Anche Crystal il Cigno aveva una sorta di scudo situato sul braccio sinistro, ma in realtà non era proprio come lo scudo di Sirio il Dragone. Però comunque sia, secondo me, una volta che si smonta dalla costellazione per andare su Seiya, essa diventa come una parte robotica, si trasforma, diventa piccola e va a situarsi di nascosto in qualche parte dell'armatura che a noi ovviamente non è dato sapere. Quindi praticamente questo scudo bracciale, quando Bandai ha messo in commercio questi modellini, è stata data l'occasione sia di metterlo come sul totem come deve andare, e di conseguenza poi lo si poteva mettere anche sul braccio sinistro, sul braccio destro, dove meglio volevamo, con la punta in giù, con la punta in giù, in su, potevate metterlo insomma come volevate. Stesso discorso vale anche per la coda di Mizar. Mizar nell'anime aveva i bracciali, ma non aveva certamente la coda del totem attaccata. Anche in quel caso, nell'anime, la coda scompare del tutto e non è dato sapere nell'armatura di Mizar, una volta che veste il cavaliere, dove vada poi a nascondersi. Ecco, però anche lì Bandai ha dato la possibilità di mettere poi quella coda sul braccio sinistro, destro, che dir si voglia. Quindi è solo una cosa ornamentale, è un pezzo obbligatorio per quanto riguarda il totem, però sono come le ali di Pegasus che vanno montate qua dietro. Se le volete mettere, bene, non le volete mettere, non cambia assolutamente nulla. Infatti, come vedete, sono raffigurate anche qui le ali, così come anche lo scudo bracciale. Quindi, per essere ancora più chiari ed esaustivi, praticamente è un pezzo ornamentale, così come le ali, che ognuno di voi è liberissimo di mettere sul personaggio, così come non metterle. Però è chiaro che tutte e due le ali, così come lo scudo bracciale, una volta che si monta il totem, è ovviamente obbligatorio. Adesso vi starete chiedendo come mai ho messo il box prima edizione Giochi Preziosi e il box giapponese box normale Japan. Allora, proprio per il motivo di questo dossier. Come potete vedere nella nostra edizione italiana, così anche nelle scatole a tempio, il nostro eroe veste lo scudo bracciale a destra. Nell'edizione giapponese, che questa è praticamente la primissima edizione, quella dove il personaggio, vedete, è raffigurato al di fuori, cioè non è soltanto all'interno del box, ma c'è questa vetrinetta trasparente dove potete vedere il personaggio, e gli hanno anche disegnato sul box l'armatura, proprio per mostrare, una volta che aprivate poi il prodotto, come essa andava montata e come ovviamente era poi il risultato finale. E come potete sicuramente notare, lo scudo bracciale è situato a sinistra. Come potete vedere, è a sinistra, mentre nell'edizione italiana era a destra. Se andiamo a vedere il retro di tutto l'Ambaradan, come potete vedere, qui è raffigurato a sinistra. Ma perché tutto questo? Perché nella nostra immagine sui box italiani, sia scatola azzurra che scatola a tempio, l'immagine era capovolta, a forma specchio. Praticamente vedete che il pettorale, la parte proprio dove andrebbe sul cuore, è situata a destra, e di conseguenza anche lo scudo bracciale risulterà a destra, quando in realtà, diciamo così, per come ha ragionato Bandai o per come hanno preferito montarlo, lo scudo bracciale va soltanto a sinistra. Poi è chiaro e palese che, siccome è un pezzo ornamentale, mo che lo mettete a destra o che lo mettete a sinistra, non cambia assolutamente nulla. Mo, a parte il disegno che non era assolutamente ufficiale, e lo si vede già non solo dal disegno di sé per sé, ma da alcuni dettagli, ma soprattutto gli occhi azzurri a Pegasus, che non c'entravano proprio nulla, quello di cui volevo soffermarmi, a parte che ne abbiamo già parlato delle varie edizioni, dei vari box, eccetera, eccetera,
vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ecco, allora, quello che volevo farvi vedere non è soltanto che l'immagine era capovolta rispetto a come doveva essere, ma come potete vedere il personaggio rispetto poi alla realtà, qui è raffigurato un personaggio totalmente diverso da quello che poi abbiamo visto. Lo si nota anche già dal colore della tuta, come potete vedere anche poi le spalline sono totalmente diverse, non parliamo poi dell'elmo, le alette dell'elmo non sono assolutamente di color gold, ma sono di un giallo particolare e soprattutto plasticoso. Anche i gambali, anche i piedi, vedete che cambiano, anche la parte apri e chiudi delle mani è totalmente diversa, la carne la colorazione della carnagione, proprio perché, come ho già detto sia nel nostro libro sia poi su tutto il resto, su YouTube, sul gruppo eccetera eccetera, questi erano soltanto dei prototipi, quindi non solo non era il prodotto che trovavamo nei box di qualsiasi sia Japan, versione europea, italiana, francese, spagnola, quello che è, ma che praticamente non era quello che noi trovavamo nei box, ma soprattutto era poi tutta plastica. In questa foto di pezzi di metallo non c'è assolutamente nulla e lo si può notare anche dalla lucentezza dei particolari dell'armatura, proprio perché se fosse stato metallo si sarebbe vista una differenza fra plastica e metallo, invece è tutto dello stesso stile. Come potete vedere qua dietro ci sono delle parti grigie. Vi starete chiedendo, ma che cos'è? Sono semplicemente le ali di Pegasus. Solo che una volta che noi andiamo a montarle sul personaggio, come potete vedere, le ali partono dalle spalline andando poi sempre più in su. Qui invece erano montate male. Una volta che hanno fatto il fotomontaggio, sia in Italia che in Giappone, non si sono resi conto dell'errore. Bene ragazzi, lasciate like al video, commentate tutto quello che volete su qualsiasi cosa, su qualsiasi video, tutto quello che vi viene in mente, domande, dubbi, ma soprattutto nostalgia a palate, tutto quello che ricordate di ogni singolo personaggio, di ogni singolo dossier. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, cliccate sulla campanella per ricevere tutte le notifiche e non perdervi neanche un secondo di ogni nostro singolo video e ovviamente vi invitiamo a iscrivervi al nostro gruppo Facebook Saint Seiya Vintage Legend Italia. Mi raccomando, non sbagliate a scrivere, scrivete Legend Italia. Siamo il gruppo più numeroso, più amato, più cercato, più cliccato sui vintage dei Cavalieri dello Zodiaco e questo ci riempie di orgoglio. Siamo i primi e gli unici che abbiamo YouTube e che abbiamo fatto il libro, un orgoglio nazionale che però è stato richiesto in ogni parte del mondo. Io vi saluto ragazzi e al prossimo video. Ciao!